Io mi chiamo Adriano. Sono napoletano, sto a Bologna dal 99. Mi chiamo Issam, vengo dal Marocco. Vengo dall'Albania, da Valona. Sono una mamma. Sono un detenuto. Sento di essere speciale. Lavoro, mi occupo di manutenzione. Mi chiamo Patrizia. Mi piace trovare negli altri qualcosa che non ho io. Ho una famiglia bellissima che mi sostiene sempre. Mi piace fare sport, essere una bella compagnia. Sono un'operatrice sociale. Io mi chiamo Lucio e faccio teatro. Siamo tutti uguali. L'aspetto forte del laboratorio Fiori Blu è che lavora fortemente sulla ricerca dell'identità artistica delle singole persone, indipendentemente dalla loro storia di vita, quindi non è un progetto buonista, è un progetto che crede nelle identità artistiche delle persone e le va a cercare in maniera a volte anche molto coraggiosa, intrepida, e le trova sempre, spesso sono veramente anche disarmanti nella loro bellezza e qualità. Questa scommessa è giunta alla quarta edizione, mi riferisco al progetto I Fiori Blu, Musica Teatro, ed è un percorso di formazione multidisciplinare di teatro e di musica, e anche quest'anno, il 24 maggio, tenteremo di lavorare ad una vera e propria produzione che quindi si avvicini il più possibile al professionismo. 70 persone sul palco che vengono da una lunga convivenza, diciamo, artistica, sperimentano effettivamente quella che di solito si chiama integrazione. I Fiori Blu sono l'insieme di smorfie e sorrisi colorati. I laboratori sono una vera e propria boccata d'ossigeno. E sul palcoscenico i Fiori Blu portano un messaggio d'amore importante. Un amore trasversale fra soggetti diversi, un amore gentile, un amore pulito. Produrre uno spettacolo è una cosa complicatissima, soprattutto se a farlo sono tantissime persone. In questi anni abbiamo raggiunto anche le 70 persone sul palco che dovevano muoversi, convivere insieme. Uno spettacolo vuol dire un apparato tecnico adeguato, vuol dire molti mesi di organizzazione, vuol dire comunicazione, vuol dire tante cose, ed è per questo che è necessario avere delle risorse economiche e non solo per affrontare un'avventura del genere. Ma senti un po', ma che cosa si deve fare qua per poter sostenere questa iniziativa? È facilissimo. Dimmi un po'. www.ideaginger.it. E basta? E basta. Una cazzata. Una stupidata. Bellissimo. Facile. Ottimo. Ginger.it.